Salute prima di tutto. Senta, poco fa il sindaco De Magistris, con una di quelle provocazioni, diciamo tipiche di De Magistris, ma con un messaggio molto chiaro. Che però chiaro, è un bravo comunicatore. Esatto, ha detto, se noi chiudiamo i ristoranti alle 11, sottotesto, se noi mettiamo in crisi i ristoranti, rischiamo che questi ristoranti vadano a finire in mano a chi invece ha dei soldi da parte, molto spesso la criminalità organizzata. Ho il piacere di poter andare da Maurizio Vallone, che è il nuovo direttore della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. Buon pomeriggio, direttore, grazie di essere con noi. Direttore, è stato nominato pochi giorni fa, è la prima volta che parla in televisione. Senta, direttore, sia il suo predecessore, colonnello Governale, generale Governale, sia il capo della Direzione Nazionale Antimafia hanno messo nel corso degli ultimi mesi in evidenza come in tutte le situazioni di emergenza la criminalità organizzata sguazzi, diciamo, o quantomeno si interessi. Sono passati, diciamo, 7-8 mesi ormai. Siamo in grado già di dire quanto, diciamo, è stato questo interesse dal punto di vista della criminalità organizzata? Possiamo diciamo anche dare qualche dato concreto? Ma è difficile quantizzare questo tipo di indicazioni. Concordo pienamente sia con il procuratore nazionale antimafia sia con il mio predecessore che dovunque ci sta una forte quantità di soldi che si muove, c'è interesse della criminalità organizzata a cercare di appropriarsene quanto più possibile. Nelle situazioni di emergenza in cui i controlli sono meno efficaci, sicuramente c'è più possibilità da parte di imprenditori con pochi scrupoli e collegati alla criminalità di poter intervenire e cercare di appropriarsi di una parte di questi fondi. Il nostro compito è proprio questo, quello di prevenire queste possibili infiltrazioni, quindi di lavorare a fianco dei prefetti nei comitati provinciali ordine e sicurezza pubblica, nei comitati soprattutto i GIA, i gruppi interforze che vanno a verificare tutti coloro che vincono appalti pubblici per far sì che nessuna ditta collegata a organizzazioni criminali possa mettersi in tasca soldi pubblici. Ecco, direttore, tra l'altro lei viene dalla questura di Reggio Calabria, insomma, quindi da uno di quei territori in cui veramente la criminalità organizzata bussa quotidianamente senza sosta alla pubblica amministrazione, bussa nel senso che cerca ovviamente di infiltrarsi, al punto che a volte sembra quasi che sia lo Stato a doversi infiltrare, nel senso che sia lo Stato, come dire, minoritario, no? come forze. Lei dice noi dobbiamo essere presenti in ogni prefettura, come già accade, per controllare ditta dopo ditta, ma ci sono tutti gli strumenti normativi per poterlo fare? C'è qualcosa che voi dovete chiedere per lavorare meglio? Dico per inciso, la DIA ogni 6 mesi presenta questa relazione eccezionale, la famosa relazione semestrale sulla criminalità organizzata in Italia, che è non un documento tecnico ma quasi un romanzo a volerlo leggere, perché veramente si può capire quale sia il livello di diffusione con dati, nomi, cognomi, anche come dire, collocazioni geografiche della criminalità organizzata. Avete in mano tutti gli strumenti, si tratta solo di utilizzarli? Ma gli strumenti sono tantissimi, la legislazione italiana è sicuramente all'avanguardia nel mondo in quanto a contrasto alle criminalità organizzate. E tantissime polizie estere ci guardano con tanta invidia per gli strumenti, per le capacità che abbiamo qui in Italia di contrastare il crimine, in particolare quello organizzato. È chiaro che gli investigatori vorremmo sempre di più, vorremmo avere maggiori possibilità, vorremmo avere maggiori strumenti, ma questi chiaramente dobbiamo anche fare i conti con quello che è la situazione normativa di carattere generale e dobbiamo anche rispettare quello che è un delicatissimo equilibrio tra attività investigative e diritti di libertà previsti dalla Costituzione. Senta, possiamo dire che la sanità, il settore più, per usare un termine molto poliziesco, attenzionato? Ma in questo momento, soprattutto in vista di grandi finanziamenti europei in questo settore, è chiaro che la criminalità organizzata, quella più di alto livello, si stia interessando, stia ponendo in essere
una serie di misure per cercare di appropriarsi di quanti più fondi è possibile. Ma l'attività di prevenzione è molto forte nel nostro paese, si lavora incessantemente al fianco dei prefetti, al fianco della Direzione Nazionale Antimafia, al fianco delle procure antimafia in tutta Italia e siamo sicuri di essere in grado di poter contrastare efficacemente qualsiasi tentativo di infiltrazione. Senta, le faccio un'ultima domanda un po' personale. Insomma, lei è seduto su una poltrona, la poltrona di direttore della DIA. La DIA, va ricordato, insomma, nasce da un'intuizione, da un desiderio, così come la Direzione Nazionale Antimafia, di Giovanni Falcone. Sono passate tante stagioni, tante indagini, tanti uomini e tante donne da quegli uffici, dai faldoni, dalle indagini di quegli uffici. Tremano sempre però un po' i polsi, immagino, anche per un poliziotto come lei, che insomma ha una certa esperienza. Ma è sicuramente un grande privilegio occupare questa poltrona. Devo ringraziare il capo della polizia, il prefetto Gabrielli, il ministro degli interni, della fiducia che mi è stata accordata. Io sono già un uomo DIA perché già in passato sono stato capocentro della DIA a Napoli, quindi conosco dall'interno, diciamo da più basso livello, quello che è il mondo dell'antimafia. Ora, occupando questa poltrona, sento pienamente la responsabilità, l'orgoglio di far parte di una famiglia, di una squadra straordinaria e cercherò di porre in essere tutte le mie capacità per essere all'altezza di questo compito. Maurizio Vallone, il direttore della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. Grazie, direttore, per essere stato con noi. Sono